incredibile. Due anni fa ricevetti un messaggio per via telepatica da Neuronice, un extraterrestre proveniente dal pianeta Zeta. Mi disse che era giunto il momento di dare all'umanità una nuova conoscenza di alcuni fenomeni. Questi non sono avvistamenti, ma sono degli appuntamenti. Io voglio anche precisare che tutto questo che ci racconterà e molto altro la signora è stato visionato da un membro ufficiale del CUN, che come si sa è il Centro Ufologico Nazionale Italiano, che ne avrebbe attestato l'attendibilità, Alfredo Rizzoni. Sì. Bene. Mi diceva signora? Sì, allora questi sono appuntamenti. Allora siamo andati nel Messico nel 2003. Cioè lei che cosa ha sentito? Io sento attraverso i miei emisferi cerebrali una voce che mi proviene dall'esterno e che mi racconta delle cose, e inizialmente di come va il mondo, che ci Ma quando è successo la prima volta? La prima volta è successo nell'81. Sì. Che ho sentito questa voce, io sono rimasta un po' perplessa. Improvvisamente, cioè lei stava lavando i piatti in casa mia e ha detto che dobbiamo dire delle cose, perché dovrai dirle all'umanità, perché l'umanità ne ha molto bisogno, e questo era nell'81. E lei cosa ha pensato? Io ho pensato, no guardi, siccome che ho sentito anche il mio spirito guida quando avevo 16 anni, le voci non mi sembravano cose distorte, anche perché il loro sentire, il loro parlare ti danno pace e amore, e ti fanno affrontare le cose della vita molto meglio. Così sentì delle cose del pianeta, che i ghiacciai sarebbero sciolti, parlo ancora dell'81, e chiedevano che la scienza avrebbe trovato acqua su Marte e tante cose così. Allora io cosa feci? Mandai ai giornali quotidiani queste mie informazioni a pagamento, perché non sapevo come farmi conoscere dalle persone. A pagamento nel senso che lei ha pagato per fare questo? Sì, perché dopo un po' queste cose dalla scienza venivano approvate. E così cominciai piano piano a fare un'associazione, a fare delle cose. Lei ci ha portato in esclusiva, Maria, sì, dei filmati. Cominciamo a vederne qualcuno, così certo, capiamo. Certo, i corpi di luce, che sei il primo filmato. I corpi di luce. Di luce, esatto. Che questo è il primo filmato del settembre del 2003. Sì. Che me lo racconta, per favore. Praticamente noi siamo andati lì in quella piana e stiamo stati lì 4-5 ore, perché bisogna... Questo che vediamo cos'è? Questo è un corpo di luce, praticamente il plasma della mente universale. Questa creatura si muove, respira, è come conversasse con altri, che erano tre di fronte a noi, e altri tre ne avevamo dietro. Poi, quando noi li abbiamo praticamente selezionati e guardati, nel suo interno hanno molte cose. Io ho scritto anche nel libro cosa ho visto, e Luciano Gasparini è stato suggerito, o quasi ha intravisto, che c'è un codice per leggere, in un fatto molto semplice, i cerchi nel grano, che è una cosa difficilissima. E questo è successo il 2003. Questo? Sì, questo. Poi ci ha portato delle altre immagini. Questo sì. Che cos'è? Questo deve rispondere Gasparini, perché è un cerchio nel grano. Questo è un cerchio nel grano, visto dove? Non è quello che vediamo in genere. Ma queste sono tante formazioni, queste ne abbiamo scelte alcune, poi inserite nella nostra pubblicazione, sono per dare modo di la nostra nuova interpretazione di come lettura. Ecco, come si fa a interpretare? Diciamo che... Come si decodifica appunto i famosi crop diciamo che in poche parole è complicato, però queste creature di un mondo lontano ci hanno dato modo di guardarli in modo diverso, e da quel momento lì abbiamo cominciato a capire che questi pittogrammi potevano essere guardati come in 3D, tridimensionalmente. E che cosa vogliono comunicare, cosa vogliono significare? Ma spessissimo scopriamo che dietro ci sono messaggi rivolti a noi per dare più attenzione alla gestione della nostra madre terra, di porre più attenzione a come gestiamo le nostre risorse, a quanto bene ci dobbiamo volere noi come uomo con uomo. Ci confortano molto nel farci capire che dobbiamo ritornare a una consapevolezza molto più interiore, molto più amorevole. Signora Maria, che cosa le dicono queste voci?
Allora, queste voci... E con che frequenza le sente? Guardi, io le sento anche ogni giorno, se per quello. Se non ho un contatto vero e proprio, c'è il saluto del mattino come fosse una creatura normale. E c'è sera, il saluto suo? Un saluto lei, suo, Maria? No, un saluto loro. Loro? Dicono, ciao, buona giornata, una cosa così. Tutte le mattine? Quasi tutte. Ma è una voce... Una voce normale, cioè, normale che sente solo lei normale. Però? Sì, sento solo io, però a volte facciamo dei contatti quando devo sapere delle cose molto interessanti che ho piacere che il mio gruppo le senta, parlo per un'ora circa con questa creatura di nome Neuronice e racconto delle cose tipo che dovevamo andare in questi paesi, che in questi paesi trovavamo delle cose singole, che dovevamo far vedere la gente perché la gente deve imparare ad amare, a essere pieni di luce. Vediamo intanto gli altri filmati sempre esclusivi, sì, che ci ha portato. Questa dell'Egitto? Quelli dell'Egitto, lì, sì, ci sono tre sfere di luce. Sì. La prima, guardandolo bene, è praticamente un mito dell'Egitto, di una persona molto importante, uno che rimaneva sempre vicino a una regina sola, donna, nome non l'ho neanche messo, che non sono un egittologa né niente. Cioè, però, cerco di capire, lei stava lì in Egitto, siamo lì, e ha visto questo, queste sono tre sfere di luce. Sì, ma siamo giusto? Stati sempre mandati. Sempre andati in Egitto, cioè, troverete altre cose da portare alla gente. Poi per farci credere, da dove vengono queste creature? Ecco, queste creature qui di un mondo lontano vengono da Orione, da Cassiopea, da Siria, però possono essere anche dietro.